Everybody! Ciao a tutti e a tutte, eccomi qui con un nuovo video. Scusate ma ho dei capelli bruttissimi. Che dire, so già che siamo al 5 di settembre, mi scuso tantissimo se carico Logos Favorites così tardi, ma ho avuto qualche problema con il mio nuovo computer che doveva arrivare settimana scorsa ma è arrivato solo oggi. E quindi mi dispiace molto di caricare questo video adesso, ma dato che volevo farlo perché è una serie che sto cercando di continuare, ho deciso di metterlo anche se siamo già al 5 di settembre. Perciò, senza troppi giri di parole, let's get started! Allora, iniziamo subito con la categoria bellezza, chiamiamola così. Per la mia skincare ho usato principalmente due prodotti. Uno è questo gel detergente della Nivea, della linea Aqualite, ed è un gel che mi è piaciuto particolarmente come detergente, soprattutto questo mese, perché con il caldo sentivo sempre la mia pelle molto grassa e queste cose qui. Perciò ho iniziato a usare molto di più questo detergente che avevo comprato un po' di tempo fa e devo dire che mi è piaciuto un sacco perché, come dice qua, rinfrescante lo è davvero. Perciò per il mese di agosto, che ho passato principalmente al mare, è stato un detergente assolutamente favorito. E ho comprato, mentre ero a Senigallia, una crema idratante. Questa è della Garnier, l'idratante prodigiosa, che tra l'altro avevo visto un campioncino sul mio Cosmopolitan di luglio. L'ho provata e mi è piaciuto da matti l'odore, vi giuro che tipo odora di cocomero, boh, odora di estate per me. E come idratante mi piace abbastanza, perché comunque sentivo che nelle sere in cui non la mettevo la mia pelle il giorno dopo non era così morbida come nei giorni in cui la mettevo. Perciò mi è piaciuta abbastanza, e specialmente per l'odore. Due prodotti che posso finalmente consigliarvi sono degli smalti. Il primo l'ho preso da Bottega Verde ed è il trattamento per la crescita delle unghie, perché come potete vedere sto smettendo di mangiarle e sono felicissima di riuscirci per l'ennesima volta, speriamo di non ricadere nella trappola. E nulla, questo smalto mi ha aiutato comunque a stimolare la crescita delle unghie e mi è piaciuto abbastanza, perché ho notato che dalle volte in cui non mettevo lo smalto per la ricrescita e smettevo di mangiarle, crescevano molto più lentamente rispetto a come sono cresciute questa volta. Perciò devo dire che questo smalto ha funzionato e ha fatto bene il suo lavoro. E seconda cosa è questo smalto della L'Oreal, che è questo arancione. Sì, ho provato uno smalto arancione, wow, non avrei mai pensato di indossare un colore del genere su di me. Non so bene quale sia il numero. Ecco, si chiama Lush Tangerine numero 303 e come smalto mi piace abbastanza, perché questa catena di smalti ha uno scovolino, un pennellino molto comodo, e inoltre questo colore mi piace tantissimo ed è un colore molto estivo, di conseguenza l'ho usato tutto il mese quasi. Ho da consigliarvi anche un mascara ed è questo qua della Debbie Volume Extra, che ha uno scovolino, devo dire, assolutamente fantastico, mi piace da impazzire. Ha uno scovolino stupendo perché è enorme. È un po' difficile metterlo sulle ciglia senza fare pasticci, ma io lo uso come top coat e dopo aver messo la prima passata di mascara, che può essere un mascara qualsiasi, questo qua le rende davvero molto molto più voluminose e più grandi, perciò mi piace un sacco. Gli ultimi due prodotti della categoria bellezza sono un deodorante, che è questo qua della Neutro Robots Derma Zero, che è quello senza antitraspiranti, alcol, sali di alluminio e parabeni, ed è per la pelle sensibile. Io non ho assolutamente la pelle sensibile, infatti non so perché l'ho comprato, ma non lo so, come deodorante dura un sacco e quindi mi piace abbastanza e poi ha un buon profumo. L'ultima cosa invece è questa maschera per capelli, che è della L'Oreal Elvive ed è la Arginina Resist X3, che teoricamente è quella che dovrebbe rinforzare i capelli. Devo dire che rispetto ad altre maschere che ho provato che avevano lo stesso compito, questa è quella che mi è piaciuta di più. I miei capelli quest'estate sono molto meno secchi rispetto alle estati precedenti e penso di dover ringraziare questa maschera, perché l'estate scorsa non avevo mai usato maschere del genere, mentre questa volta l'ho provata e sono abbastanza contenta di averla presa.
passando alla categoria cibo, perché sì, questo mese voglio consigliarvi del cibo. Ho da consigliarvi queste caramelle, che sono quelle dell'Haribo, i ciucci frizzanti. E avevo provato parecchie caramelle frizzanti, ma i ciucci frizzanti non li ho mai presi tanto in considerazione e mi sono piaciuti tantissimo. Sono buonissimi. Li ho messi in questa barilotta, questa... come si chiama? In questo coso che ho comprato un po' di tempo fa, e ci metto le caramelle tipo in camera se gli ospiti magari vogliono mangiare una caramella. Un altro prodotto che sento di consigliarvi è questo tè della tè espresso, e sono delle capsule adattabili alla macchinetta per il caffè della Nespresso. Ovviamente non esce il caffè, ma esce il tè, ed è un modo molto più veloce per fare il tè, perciò mi piace tantissimo. Per esempio, io sono una persona molto pigra e quando ho voglia di farmi un tè, ma non ho voglia di prendere la tazza, scaldare l'acqua, mettere il tè dentro, mettere lo zucchero e mi perdo i miei 10 minuti di telefilm, preferisco farmi il tè in capsula e poi aggiungerci dell'acqua fredda perché esce un po' troppo caldo. Ma come idea è assolutamente geniale. Questo mese ho letto 2 Diabolik, non ho letto libri particolari perché ho letto quelli per scuola, ma al mare mi è sempre piaciuto leggere qualcosa di leggero, perciò mi sono portata a 2 Diabolik, e uno si chiama Delitto o Suicidio e l'ho comprato perché mi piaceva il titolo, mentre l'altro si chiama L'agguato di Ginko e l'ho comprato perché dietro ha un personaggio che si chiama Masha, e quindi l'ho visto e ho detto: oh mio Dio, lo devo comprare, c'è dietro mia sorella, e l'ho comprato. Come applicazione invece questo mese ho usato parecchio il mio iPad e voglio consigliarvi Wattpad, che è questa applicazione qua con una V arancione, cioè con una V bianca su sfondo arancione. E in che cosa consiste Wattpad? Wattpad è una piattaforma per dispositivi del genere che offre libri, ovviamente piratati, e fanfiction. Io ho letto sia libri che fanfiction. La fanfiction che ho letto è After ed è lunghissima. Non l'ho finita, tra l'altro, e mi dispiace un sacco. Mentre il libro che ho letto su questa piattaforma è Cercando Alaska, che c'era una ragazza che lo caricava man mano e l'ho letto. Appunto, come dice mia mamma, la cultura deve essere gratis, perciò è anche giusto che si possano trovare i libri online o magari senza pagarli, perché è giusto diffondere la cultura, perché ormai non tantissime persone sono abituate a leggere o non tantissime persone prendono in considerazione la lettura, e questa è una cosa abbastanza triste perché leggere è una delle cose più belle, e io se potessi vivere tutta la vita vorrei leggere tutti i libri del mondo, ma non è possibile purtroppo. E quindi nulla, big up for Wattpad! Che dire, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Vorrei ricordarvi che appena inizierà scuola fisserò i giorni in cui caricherò video sul canale, perciò sappiate che quest'anno uno dei miei goals per settembre è appunto caricare video puntualmente, spero di riuscirci davvero tanto. Perciò nulla, un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video.